Salve a tutti, oggi passeggiata e esplorazione nel quartiere di Ikebukuro e vi chiederete il perché di questo strano titolo che ho messo, lo scoprirete più avanti nel video. La nostra camminata parte dall'uscita est della stazione di Ikebukuro, qua giù in fondo. Avrà senso alla fine di questo video perché ci sarà il seguito, sarà un altro video. Qua giù in fondo a questa strada c'è un posto dove faremo una cosa, però intanto andiamo avanti e vi faccio vedere quello che c'è in questo quartiere. Don Quixote che conoscono tutti quanti. Adesso noi ci incamminiamo lungo qua la strada principale che porta, vedete da giù dove c'è Bicamera, Yamada Denki. Ecco, questo è un posto che anni fa un pochino non mi piaceva molto, devo dire, questo quartiere, ma che appunto da quando è diventata la mia seconda casa ho cominciato ad apprezzare di più. Tutto questo complesso che ho appena attraversato qua da laggiù in fondo è la stazione, però praticamente sono tre grandi magazzini attaccati tutti insieme. E adesso andiamo nella zona, vedete laggiù. Chi ha fatto un Giappo tour riconoscerà sicuramente la zona e quello che ho appena inquadrato, che vi farò vedere più avanti, ed è il motivo per cui questo video si chiama così. Ecco qua, Bicamera, ma qua purtroppo non posso fare il video comunque dentro, quindi è inutile che ci vado. Qui dentro c'è l'Evangelion Store, quindi uscita est, sinistra, Evangelion Store. Lì dentro dove c'è scritto parco. Questo qua invece è Bicamera, vedete, questo qua dove è scritto tax free, è un grande negozio di elettronica. E questo è Honten, vuol dire è il negozio principale, non so se di tutto il Giappone o di Tokyo intendono, però Honten è il negozio principale. Sono tanti piani, qui dentro peraltro vendono anche al quarto, se non sbaglio, gli alcolici, quindi se volete comprare qualcosa tipo il whisky giapponese che è molto famoso, qua trovate tutto. Come potete vedere per la strada lasciano la roba esposta, come sempre chissà qui insomma in Giappone, chi c'è stato lo sa, però non viene mai rubato niente. Praticamente davanti a questo Bicamera c'è un altro Bicamera, che questo è famosissimo, con questa facciata che riprende un telefono di vecchia generazione. L'ambulanza in Giappone fa pipo, pipo, pipo. Ecco l'ambulanza. Nel corso degli anni tantissime attività qua hanno chiuso. Eccole qua, questo per esempio prima era un altro, adesso è uno yakiniku. Perché ho chiamato così questo video? Ci vado davanti e ve lo faccio vedere. Praticamente nei nostri Giappo tour utilizziamo molto spesso alcuni alberghi stabiliti, e ce ne sono un paio qui a Ikebukuro, tra cui questo cui sto andando davanti. È un hotel che si chiama B Ikebukuro, che fa parte di una catena che è The B, appunto. E questo è quello di Ikebukuro. Adesso è chiuso in questo momento. Ecco qua, vedete sopra c'è Salvatore Cuomo, in cui la mattina si fa colazione. E siccome io accompagno circa 12, tra i 12, 13, 14 viaggi l'anno, 60-70 giorni l'anno io li passo qui dentro. Ormai tutti i piani, quando entro dentro mi chiamano per nome, come disse Rondo, possiamo attaccare addirittura i poster in camera, perché tanto più o meno ci danno sempre le stesse camere. Adesso è chiuso purtroppo perché in questo momento ovviamente non c'è turismo e quindi è chiuso l'albergo in questo momento. Riapre a fine ottobre, se non sbaglio, quindi in bocca al lupo anche a loro. Questo appunto, vedete, è l'albergo, è un posto che frequentavo molto spesso qui dietro. Vi faccio vedere un po' questa zona qua, poi cambiamo aria di Ikebukuro, però qua ci tengo perché ci vengo spesso. Questo è un ramen molto buono, però il ramen poi andiamo, anzi ve lo dico dopo. Qua la sera è molto bello, nel senso c'è una bella atmosfera in queste stradine qua. A parte questo, insomma, che è un po' particolare, perché qui è anche una zona di vita notturna. Purtroppo adesso è chiusa perché è mattina, vediamo se riesco a entrare. Vedete questa, anche questo è un ramen buono. Comunque questa con scritto Mikado Game Center è molto bella, è una sala giochi con roba molto retro. Forse è chiusa solamente la porta, vediamo. No, è aperta, aperta. Questa ve la faccio vedere un attimo perché è bellina. E c'è tutta roba vecchia. E abbiamo fatto anche delle sfide, mi ricordo, nel viaggio di Redez, eccezionali. Guardate, la settimana scorsa, ecco l'Afterburner. Però è Climax, due settimane fa c'era Afterburner, quello vecchio lì. No, ha messo qua, ecco l'Afterburner, l'hanno messo qua, eccolo. Guitar Freaks, la batteria dove io passo tutto il tempo. Questi sostanzialmente, no, ma l'hanno convertito abbastanza, adesso sono più giochi nuovi che vecchi. E poi qui dietro c'è l'area dei picchiaduro, in cui furono delle sfide Redez e tutte le persone del gruppo. Adesso non c'è. Ah, questo è The Typing of the Dead. Sì, The Typing of the Dead. Questo vedete, questo è uscito solo in Giappone, credo di poterlo dire.
è The House of the Dead, ma non si gioca con la pistola. Per sopravvivere devi scrivere, per annientare gli zombie che ti vengono incontro non gli devi sparare dentro, ma devi in un certo tempo massimo scrivere con la tastiera. I giochi che sono usciti sono in Giappone. Ah, questo no, adesso hanno cambiato tutto qua, tutti i giochi anziani come me. Va bene, però se la giochi vi ho fatto vedere anche troppo. Adesso sono uscito attraverso la strada e vi porto nell'area veramente nuova qua della zona. Qui ci sono almeno due o tre palazzi che hanno costruito recentemente, moderni, belli, con tante cose da farvi vedere dentro. Ci tengo a farvi vedere perché veramente questa zona negli ultimi anni, come Shibuya, ha veramente cambiato faccia. Tanto c'è tanto vento, speriamo si senta bene. Tra l'altro mi sono dimenticato di farvi vedere, dietro l'albergo c'è un ramen altrettanto famoso che è Ichiran, però è una catena, trovate ovunque. E adesso che è passato un po' di tempo del video ve lo posso dire, alla fine di questo video andremo a mangiare il ramen, un ristorante di ramen veramente famoso che si chiama Mutekiya e che è qua a Ikebukuro. E quindi alla fine di questo video, non lo vedrete in questo qui ma nel prossimo video, due video a Ikebukuro, uno per la strada come sto facendo adesso e uno culinario che sarà appunto il ramen. Ma adesso vi faccio vedere, giro la telecamera e vi faccio vedere questa zona eccezionale che è stata costruita negli ultimi due anni. Guardate che roba, qui qualche anno fa era tutto un cantiere. Guardate anche questo palazzo qua, questo due anni fa non c'era, era ovviamente in costruzione, ma qua praticamente tengono i pannelli, a un certo punto tolgono i pannelli e viene fuori un grattacielo così. Questo è appunto il Civic Center. Lì questo è Animate, che è come Mandarake, vende anime, manga e tutto quanto. Insomma è un negozio gadget più che altro, molto famoso qui di, sia di Tokyo, di tutto il Giappone insomma. Questa piazza qui qualche anno fa era abbastanza brutta, con tutta sterrata. Tra l'altro qua vedete hanno messo anche l'Animate Café, praticamente un appendice di quel negozio là. E adesso è stata completamente riqualificata tutta questa zona con questi nuovi palazzi. In questo palazzo qui davanti, vedete, non so se si vede scritto, è un pochino lontano, Toho Cinema, c'è anche il cinema. Ikebukuro è un po' un ibrido, è un misto di Shinjuku, di Shibuya, di Akihabara, e quindi non lo apprezzavo molto qualche anno fa. Invece devo dire che dopo tutti questi anni in cui ci passo veramente almeno due mesi l'anno tra una cosa e un'altra, devo dire che mi piace molto. È anche migliorato tanto, così come ho sempre detto anche nei video, è migliorata molto Shibuya, che è passata da essere un po' un gran casino, ancora c'è tanta gente, però adesso ci sono palazzi veramente belli, sono stati costruiti, e quindi c'è anche un ordine e come dire, anche un, se vogliamo, per esempio in Miyashita Koen, nel palazzo che si chiama Stream, nell'altro che si chiama Scramble Square, c'è anche una certa eleganza. Altro hotel in cui molto spesso, anche se il B veramente la percentuale è 80-20, alloggio è questo qua, è il Grand City, è questo qui, accanto per l'appunto a questo nuovo palazzo che è stato costruito nel giro anche questo di 2-3 anni. Chi è stato in questo albergo si ricorderà sicuramente che si è passati da avere gli operai che si vedevano dalla finestra della camera a un palazzo finito come questo qua. Anche questo molto bello. Che cosa c'è qui dentro? Il negozio ufficiale, lo store di Capcom e il Capcom Cafe. Ora facciamo un attimino un salto, sperando che non duri così tanto il video, perché se metto a far vedere proprio tutto il video viene mezz'ora. Però comunque sia, credo che vi possa interessare, soprattutto in un periodo come questo in cui non potete venire in questo paese per turismo, e anche a chi normalmente magari questi video non interesserebbero più perché tanto io l'ho visto tante volte, invece vengo. Ma questo è Q Plaza, si chiama Q Plaza, e entriamo dentro. Ed ecco qua il piano Capcom, con tutte le UFO catcher, le Purikura che sono quelle laggiù, Print Club in cui venite a fare le foto strane. Vediamo se c'è qualcuno dentro. No, non c'è nessuno. Vedete, questo serve per fare le foto, ma soprattutto dicevo il Capcom Café e Capcom Store, dove vendono un po' di gadget, vedete, di tutti i giochi Capcom, da Monster Hunter, Resident Evil, adesso è cambiato tutto, però non c'è Monster Hunter, c'è. E poi uscendo da qui c'è anche la sala giochi, ecco qua, vedete, Capcom, con una tanto qua tutto Kimetsu no Yaiba, ecco qua, e devo comprare tra l'altro questo un Tanjiro Amiwa, con l'esperienza in VR di Biohazard, quindi di Resident Evil. E qui c'è un Tyrant, l'immancabile Mario Kart.
E poi questo gioco qua nuovo delle Olimpiadi, al quale si gioca mettendosi qua e cammina praticamente correndo sul posto, si gioca al gioco, perché è un gioco tipo dei 100 metri, una cosa del genere. Vedete, da un po' di tempo non si usano, si usano anche i 100 yen, ah ok, ma volendo si possono usare anche il denaro virtuale, e prende tutti questi sistemi di pagamento qua, lui li prende. Non c'è più bisogno quindi di pagare inserendo i 100 yen, che comunque si possono ancora mettere. Sono andato praticamente due o tre parallele più giù di quelle dove ero, vedete? Qui dietro c'è l'albergo che vi ho fatto vedere prima, in cui sto. Qua giù in fondo c'è la strada principale che adesso vi mostro. Mentre davanti a me, adesso appena ho finito di attraversare mi giro, mentre appunto dicevo davanti a me, dietro me scusate, c'è l'uscita est dove siamo arrivati, da dove è cominciato il video. Questo invece che è qui dietro è un altro labi, sempre di Yamada Denki, che è quello lì, è Honten di Ikebukuro, e se praticamente... vincerò la lottery per PlayStation 5, chi mi segue sa a cosa mi riferisco, perché qua non si possono comprare senza essere estratti, lo verrò a ritirare proprio qui. Siamo sulla strada, una delle strade appunto principali, che è quella che da davanti alla stazione appunto porta a quella che è la strada più riconoscibile e conosciuta qui della zona, e appunto volevo entrare da questa parte e non dal fondo per farvela vedere, perché diciamo l'entrata classica quando uno viene in un posto come questo non è da dove ero io, che era praticamente in fondo, quanto da dove sto arrivando adesso, e questa è la strada più famosa che c'è a Ikebukuro. Oh, ed eccoci qua, questa è la strada che dicevo, e questa è la strada principale e più famosa di Ikebukuro. Eccola qua, guardate, si comincia subito con Gift Gate di Sanrio, il negozio di Hello Kitty, insomma, di tutti i prodotti Sanrio, quindi la marca di Hello Kitty, diciamo. Entriamo dentro, facciamo per par condicio, poi vi faccio vedere ancora meglio, che qui c'è molta gente, devo dire. Comunque qua giù ci sono tantissimi altri negozi che vi farò vedere qui dentro, perché questi meritano. E qui insomma, questo è il negozio Gift Gate di Sanrio, quindi la marca che produce Hello Kitty. Cerco di essere il più rapido possibile e farvi vedere più cose possibile. Purtroppo spero non verrà lunghissimo. Sala giochi, pachinko, cinema, tutto quanto in questo stabile, perché qua appunto da questo accanto alla sala giochi c'è Round One. Round One è una catena di karaoke, bowling, è praticamente un centro totale di intrattenimento. È quella scritta verde, rossa e bianca, tra l'altro Saizeria, che è diciamo un fast food, possiamo dire così, che poi non è neanche tanto male. Ho fatto anche un video qualche anno fa che propone cucina italiana a basso costo, ed non è neanche male, devo dire. Eccolo qua, questo qua a due sottoterra. Sulla destra Atmos, questo tutto blu, un posto molto famoso, a me piace molto, è il mio rivenditore di scarpe, diciamo. Le scarpe io le compro qua da Atmos, belline queste qua che vedo, tra l'altro sono uscite di Nike nuovo, cioè da vedere ma non da comprare. Ora non entro dentro perché sennò sto tutto il giorno qui dentro io. E queste sono tutte, vabbè, Nike, Adidas, Puma, vendono tutto. Davanti a Atmos invece c'è Uniqlo, questo è un negozio abbastanza grande, la catena qui a Ikebukuro, più o meno 100 grammi, se venite in Giappone compratelo. Questa, vabbè, sala giochi Namco, Bukoff, che è una catena, eccolo qui sopra. Poi da quest'altra parte abbiamo la sala giochi di Sega, dal nome Gigo, diciamo, alcune sono così. Questa, ora, qui sono quattro piani, è molto alto, non vi faccio vedere tutto. Faccio semplicemente un'entrata qui dentro. Al primo piano, come sempre, ci sono gli UFO catcher, le macchinette, ecco qua, Kimetsu no Yaiba, devo comprare una cosa mia ancora, pieno di Kimetsu no Yaiba. Guardate qua, sono piani interi di sala giochi e posti così appunto in Giappone, pieni di UFO catcher, pieni di tutte queste cose qua, sono tantissime così. E usciti appunto dalla sala giochi Sega, perché si dice Sega, c'è questo palazzo qua, e qui sotto c'è appunto Sunshine City, un grande centro commerciale dove vi farò vedere poi basta alcune cose, tra cui il Pokémon Store e alcuni negozi tipo quello di Rascal. Vi ricordate Rascal il procione? Vi risparmio, allora qua ve lo dovrei fare effettivamente, perché non è facile entrare, più che altro è difficile uscire da qui dentro, però non vi posso far vedere tutto il camminamento perché è troppo lungo. Sappiate che dovete sempre stare attenti quando entrate qui dentro, non tanto per entrare e per trovare tutto quanto, ma per uscire.
Ed eccoci qua, questo è il Pokémon Go Stop, probabilmente, questo qua. Questo è Pokémon Go, il Pokémon Store è alle mie spalle, quindi andiamo di qua. Prima di farvi vedere il Pokémon Store, però, c'è anche questo qua dove mi fermerò adesso, Uncute, in cui comprerò qualcosa per Miwa. È dedicato principalmente al procione Rascal, lo ricordate Rascal? Rascal il procione. Chi è, c'ha la mia età se lo ricorda, insomma. Ah no, qui no, magari lo compro di là, perché queste sono solamente situazioni legate a Rascal e anche marginalmente poi a Kimetsu no Yaiba. Quindi ci sono qua, è pieno di questi negozi di anime, manga, di gadget, insomma. Però ecco qua quello cui volevo portarvi. Qua già si vede il Pokémon Store, Pokémon Center, scusate che sbaglio sempre, Mega di Tokyo. Disinfezione delle mani d'ordinanza, entriamo dentro, brevemente anche qua dentro Pokémon Store. Sono tanti, eh. Qui faccio veramente veloce perché se no sto... Capisco, mi scuso con gli appassionati, ma... se no qua sto tutto il giorno. Io poi non sono un esperto di Pokémon. Comunque un po' di roba da comprare vedo che c'è, insomma, questo lo capisco, ecco. Questo è più grande di quello nuovo che è stato fatto a Shibuya dentro parco. Questo è sempre stato più grande. E magari faccio un po' veloce, ma purtroppo non posso stare così tanto. Comunque c'è un po' di pupazzi qui dentro, Qui c'è proprio la zona delle carte, guardate quante sono, io non ho idea neanche quante siano, le serie e tutto quanto, comunque sono tante carte. Proprio qui accanto al Pokémon Store c'è Namja Town, che è un parco di divertimenti di Namco. Poi abbiamo lo Snoopy Town Shop di Snoopy, per l'appunto. E poi soprattutto, dove voglio andare io per comprare qualcosa per Miwa, c'è Kiddyland. Questo è molto bello. Questo qua c'è anche la zona di Evangelion, se non erro. Questa è quella di Nintendo con Mario. Evangelion era qui vicino, sono stato qualche giorno fa. Detective Conan dovrebbe essere questo qui, sì. Eccolo qua, Evangelion. Con i ventilatori da collo di ordinanza. Eccezionale. Qui dietro di me c'è appunto Dragon Ball. Ecco qua, questi sono di Dragon Ball, per i Dragon Ball perlomeno. Doraemon, guardate quanta roba di Doraemon che c'è. Diciamo che l'industria dell'intrattenimento in questo paese è molto molto presente, come avrete visto, soprattutto del gadget e la cultura del comprare. Questo è il negozio di Rilakkuma invece, dedicato solo a Rilakkuma. No, non è solo quello, anche su Mikugurashi, questo qua piace tanto a Miwa, per esempio questo. Questi pupa, questi animali qua, insomma, ecco, scusate se li definisco così, non so. Bene. C'è tanta roba qui, tanta roba da comprare, io con la maglietta dei Queen invece. Dentro questa busta che è stata praticamente sigillata tutto quanto, mi ha chiesto se era un regalo, quindi ci ha messo un sacco per incartarmela. Ci sono quattro di questi qua, sono tutti personaggi di Kimetsu no Yaiba che l'ho comprati per Miwa, così almeno è contenta. Adesso non vi faccio vedere ancora tutto quello che c'è qui dentro perché c'è veramente tanta roba, però sappiate che al piano di sotto c'è anche il Disney Store ed un negozio che vende prodotti ufficiali dello studio Ghibli. E poi c'è anche il Toys R Us, quindi c'è tutto quanto, non potete non comprare niente. Siamo alla fine qui di questo video da Ikebukuro, vedete, questa è l'altra strada principale che poi va a finire laggiù dove eravamo prima, e questo soprattutto è l'uscita est della stazione, questa che, da cui è cominciato prima il video. Questo video finisce qua, però ci sarà un altro video sempre nella zona in cui andremo a mangiare ramen in un negozio, in una ramen-yasan famosissima, in un ristorante famosissimo che si chiama Mutekiya, che è proprio qua giù, e lo vedrete appunto nel prossimo video qui da Ikebukuro. Quindi per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividete, seguitemi su Instagram, su Facebook, su Twitch se volete vedere le live IRL e altre live approfondimento sul Giappone, e noi ci vediamo presto al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!